qui insieme Nicola Zingaretti e la prima domanda così che mi viene è una cosa di cui sei fiero in questi 4 anni, una cosa che hai fatto di cui sei proprio fiero prima di lasciare e dirigerti verso altre sponde. Ma noi, guarda, potrei dire abbiamo fatto di tutto per fare una cosa semplice e rivoluzionaria, rispettare i patti. Avevamo detto wifi gratuito per tutti e l'abbiamo fatto, esatto. Io lo uso. Abbiamo detto i rifiuti, si parla tanto a Roma di discariche, avevamo detto che i rifiuti erano una risorsa e pensate che in provincia di Roma noi non abbiamo alcuna competenza a Roma. La raccolta differenziata porta a porta in 4 anni è aumentata del 2300%. Prima erano 29.000, adesso sono oltre 1 milione di cittadini che la fanno. E non è solo un merito nostro, è un merito dei sindaci e delle amministrazioni, e lo dico anche di centrodestra, di centrosinistra, non è in questo davvero una vicenda politica. E quindi io sono contento di poter dire serenamente non che abbiamo fatto tutto, perché questo sarebbe davvero presuntuoso, però ci abbiamo messo l'anima per essere rigorosi e rispettare le promesse che avevamo fatto all'inizio mandato. Invece una cosa che non sei riuscito a fare e ti dispiace? Guarda, io non so se ce la faremo fino in fondo, quindi ci stiamo lavorando. Volevamo regalare a Roma un palazzo che è stato chiuso per tantissimi anni e dentro c'era una scuola, che è Villa Altieri, che è un luogo bellissimo che diventerà comunque il palazzo della memoria e della storia. Sono stati oltre 200 ragazzi delle scuole che sono andati nelle case degli anziani di Roma e provincia a farsi raccontare la loro vita, la loro storia, perché c'è la storia quella delle date, quella che si studia sui libri, ma poi c'è la storia vissuta dalle persone dal dopoguerra fino ad oggi, degli anziani del nostro territorio, che hanno raccontato la loro vita, cioè come loro hanno vissuto la liberazione piuttosto che gli anni 60, fatta di tanti aneddoti. Abbiamo costruito questa banca della memoria digitalizzata che rimarrà ai posteri e l'abbiamo chiamata la casa della memoria e della storia, perché se noi perdiamo il senso del come siamo arrivati fino a qui, poi saremo molto più deboli ad affrontare il futuro. E siccome oggi il mondo si divide in chi ha paura del futuro e chi invece lo vuole affrontare, noi dobbiamo diventare più forti per affrontare il futuro. E se sentendo queste storie bellissime uno se ne rende conto. Fra pochi giorni è il 16 ottobre che è la data della razzia degli ebrei del ghetto di Roma, e noi abbiamo intervistato tante anziane donne che ci hanno raccontato la loro storia personale o di chi ha salvato una bambina perché l'ha nascosta dietro un mobile, oppure di chi è scampata al 16 ottobre, che sono storie che queste persone pensavano assolutamente banali e che invece sono parte della storia di Roma. E io penso che quello, se ce la faccio, sarebbe proprio il mio sogno, chiudere il mandato con questo. No, ce la devi fare a questo punto, ci hai fatto appassionare, facci sapere come va, magari la raccontiamo insieme. Che volevi? Si era pronto a far sindaco il palazzo per Roma, la storia di Roma, ancora? Era tutto pronto. Basta, era fatta, c'era già la schiscetta pronta, era lì, che poi faceva testa l'intera rete, a parte ti spostavi di 30 metri, là attraversavi la piazza, adesso devi andare a Via della Pisana, c'è traffico, io ci abito a Via della Pisana, quindi lo so. Senti, ma una cosa seria, poi basta. Ma è possibile che partiti e movimenti politici non controllano i candidati? Quello che è successo nella Regione Lazio, quello che tu ti ritroverai, perché poi adesso, cioè Fiorito ad esempio, facciamo un nome a caso, il primo mi è venuto in mente, ha detto io mi ricandido, e lui c'ha il suo, secondo te li riprende ancora 300.000 voti? E questo è quello il problema. Purtroppo secondo me eletti, li riprende. La colpa non è solo dei movimenti e dei partiti, ma anche di chi li vota. Quindi io faccio un appello preventivo a coloro che votano qualsiasi partito: questa volta quando scrivete il nome delle preferenze, cercate di conoscerle un po'. Conoscetelo bene e tutti si ricordino che spesso tanti candidati trasformano quello che è un diritto in un favore da chiedere. E quindi dicono: ti do il lavoro, tu votami, o ti do una casa, tu votami, o ti do un'opportunità e tu votami. Casa, lavoro, opportunità sono diritti delle persone e non possono essere favori, perché se noi non stiamo fermi su questo punto, ci abbiamo le aule consiliari piene di Fiorito, purtroppo con tanti voti delle persone. Quindi ci vuole un riscatto. Certo, bisogna cominciare a dare l'esempio, ma io ripeto, ci metto il cuore, l'anima e la faccia proprio per riaprire una piccola speranza. Lo so che è difficile, però ci provo.
Ma chi sarà secondo te il tuo sfidante alla Regione Lazio? Ah, questo non almeno sa, questo lo decidano loro. C'è una previsione, no, c'è dovuto dare una previsione. Si sono fatte tante ipotesi, azzeramento del PDL, liste civiche. Lasciamo perdere. Senti, una cosa seria. La prima cosa che farai se sarai tu il nuovo presidente della Regione Lazio. L'urgenza maggiore che c'è in Regione. La prima cosa è dare un segnale di totale inversione di tendenza, quindi sciogliere e superare tutti i consigli di amministrazione delle società e andare all'amministratore unico e dimezzare, perché si può, stiamo vedendo, tutte le società della Regione, perché ci sono tante sovrapposizioni che costano una barca di soldi e che non hanno nessun motivo di esistere se non quello di spartirsi la torta. E siccome peraltro la torta è finita, bisogna dare subito un segnale. Quindi è la prima immediata cosa che bisogna dare come segnale. Peraltro il decreto Monti dell'altro giorno aiuta molto. E secondo, la Regione è fondamentale per la cosa più importante che c'è a Roma e nel Lazio, in Italia in questo momento, che è il lavoro. Lavoro, lavoro, lavoro. È il luogo nel quale arrivano i fondi europei, centinaia di migliaia di euro, se non milioni di euro, utilizzate male o in forma clientelare, che non arrivano mai al loro vero obiettivo, che ad esempio può essere la formazione professionale, altra grande opportunità della Regione. Vedi, noi siamo romani e ci stupiamo che uno prende e va in Regione per dirigere la Regione, ma in realtà la Regione, in tante altre situazioni, è il luogo fondamentale per dirigere le politiche che arrivano poi direttamente ai cittadini. Per esempio, e questo si sa, noi siamo purtroppo commissariati, è il livello di governo che gestisce la sanità e quindi gli ospedali e quindi gli ambulatori e quindi gli sprechi che ci stanno. E qui io faccio quindi una... a me mi viene da ridere quando mi dicono Nicola è scappato da Roma. Io sto qua, questa è la mia città, la amo, questi sono i miei cittadini e vado lì perché mi sono accorto che il mal governo lì rovina anche Roma. Senti, ma le elezioni, oggi c'è una tua dichiarazione sulla Repubblica, dici subito le elezioni. Beh, bisogna farle, perché c'è chi vuole l'election day del 2013, no, sindaco, insieme alla Regione, aspettiamo 90 giorni, 6 mesi, facciamole... No, questa è una cosa allucinante, permettetemi di dire allucinante, perché... Ha detto allucinante, gliel'abbiamo permesso! No, perché la presidente uscente si è dimessa da 10 giorni, il governo ha detto che deve indire le elezioni entro 90 giorni dalla data delle dimissioni e non lo fa, e dicono che si dovrà rimanere così fino ad aprile. Beh, cioè, deve fare i cartoni, deve liberare anche la Kenzia se deve portare a casa il pesce rosso, no, non è che uno dicono... da oggi a domani. Che pretese! E dicono che costa 27 milioni di euro per andare a volare, ma a votare, ma guardate che rimanere fermi come regione 6 mesi con loro che stanno lì, peraltro senza consiglio, ha per i cittadini di questa regione un costo enorme, perché vuol dire che è tutto bloccato. Quindi io sono abbastanza basito, perché io penso che in una democrazia, quando uno si dimette e deve indire le elezioni per portare i cittadini a rivotare, si dimette e indice le elezioni. Invece dice no, io mi dimetto perché non posso più governare, però non si vota per 6 mesi, e quindi non ho più parole. E penso si capisce, siamo in balia, si capisce quando dico emergenza. Però questa è una delle prime grandi battaglie che dobbiamo fare, secondo me. Non è accettabile una cosa del genere. Vedremo come andrà a finire, non siamo noi chiaramente gli interpreti principali di questa situazione. Anzi, voglio dire a Renata Polverini, se vuoi telefonare per smentire, poi chiama quando te pare, 894-0632-1124. Vabbè, sì. Quella è la moda dal numero lei, Renata, tanto chiamo, fine ci trovo. Allora, attenzione, siamo per, prima di congedarlo, vogliamo vedere se da Supermax, visto che la Polverini è partita da Ballarò, noi faremo partire Zingaretti da Supermax e facciamo, pensa che sfortuna, la carriera bruciata veramente. Oggi stiamo distruggendo l'unica speranza del centro-sinistra italiano. Signori, attenzione, c'è un test per i candidati a un incarico politico che abbiamo fatto con la nostra redazione, il nostro comitato di redazione. Esatto, tu fai, quindi, le domande, partiamo, e poi c'è un punteggio, è un multiple choice, un test a risposta multiple, e poi vedremo se sei effettivamente giusto per questo incarico politico. Inizia, vediamo. Tu, dai. No, vai. Parto tu, io? Vai tu. Domanda A, la prima, tre risposte possibili. Ti piacciono le ostriche? Risposta A, sì, le adoro. B, no, non le sopporto. C, solo se ci sta la perla. No, non mi piacciono particolarmente. Ok. Non le sopporto, la B, punto, prego. Vai. Ce l'hai il SUV? Sì, a Roma è indispensabile. No, uso i mezzi pubblici, lo uso solo nella villa di St. Moritz. B. B. Usi i mezzi pubblici, vabbè.
Vacanza in A, Costa Smeralda, B, Costa Azzurra, C, Costa Troppo. Costa Troppo, assolutamente. Costa Troppo, ma ragazzi, Costa Troppo. A cena con Obama, D'Alema, Ruby. Obama. Obama, No, D'Alema. Beh, Obama, attenzione, ragazzi, c'è la risposta polemica. Ma D'Alema lo conosce, Obama, Obama. E poi D'Alema c'è il cane che dà fastidio sempre in mezzo a questo. Festa elettorale, indossi giacca e cravatta, jeans e pullover, toga e infradito. Giacca con o senza cravatta? Ha detto toga infradito, l'ho sentito chiaro. L'ultima domanda: Putin ti manda un lettone. A, chiami il corriere per rimandarlo indietro. B, chiami nonno Ugo per rivenderglielo. C, chiami Mastrota per comprare il materasso. Lo rimando indietro, ovviamente. Allora, hai totalizzato 7 punti. Candidato ideale, pensa, hai fatto il massimo punteggio. Si suggerisce di lasciare la politica. Sì, se no ti sputtani pure tu. Molla adesso, molla adesso. Ciao, grazie a tutti, grazie. Grazie, grazie, bocca al lupo, grazie.